Vittorio Sabato, in queste ore si conclude la vicenda in pregilo, sembra essere arrivata insomma ad una svolta. Vittorio Sabato è uno che si è speso per questa vicenda quando qualcuno voleva fare una transazione anche piuttosto costosa per il comune di Taormina. Questo io me la posso vantare perché ricordo l'amministrazione D'Agostino che sono entrato nella stanza del sindaco e si erano appiattiti dicendo che davano all'Impregilo i parcheggi per 100 anni, davano questo e davano l'altro. E l'ingegnere, l'avvocato d'Impregilo voleva ancora soldi, non solo 30 anni i parcheggi gratuitamente a gestirli, ma voleva altri soldi per là. Io sono entrato all'improvviso, mi sono ribellato dicendo: non avanzate niente, non dobbiamo dare niente a voi altri per giro, perché i metri cubi del cemento che avete buttato l'abbiamo pagato. Se vi diamo un 5 milioni di euro più basso ve ne avanzano, non più di questo. E poi vi ricordo io che l'avvocato di Catania, Scuderi. l'avvocato di Catania, l'avvocato Scuderi, L'avvocato Scuderi, legale del comune in questa causa, Vittorio. l'avvocato Scuderi, legale del comune, mi ha fatto i complimenti, bravo il signor Sabato, questo me lo posso vantare di quello che ho fatto. E poi ho affrontato in consiglio comunale il commissario la mattina che diceva che chiudeva la partita 23 milioni di euro e io le facevo segnare con la mano dicendo non più di 5 milioni di euro. E da tutti questi movimenti, da tutte queste parole mie, si è mosso il comune a fare opposizione e siamo arrivati a questo, grazie a Dio, oggi. Secondo te, Vittorio, a questo punto potrebbe di riflesso essere addirittura in pregiudizio a dover dare dei soldi al comune? Sì, se ci sappiamo difendere potrebbe ribaltare la cosa. Si potrebbe ribaltare la cosa, sì. Vittorio, parliamo adesso di politica, ma dopo la tua fuoriuscita dal Consiglio Comunale, qualcuno, o anzi molti, sostengono che Vittorio Sabato ha chiuso con la politica attiva? Io sono nato politicante, non credo che mi posso tirare dietro. Poi ne parliamo, signor giornalista. Non posso dirle tante cose oggi.